Eh sì, insomma, vi racconto anche quello che è successo alla fine, c'è stato anche alla fine del giro di campo di Paolo Maldini una specie di contestazione, anzi senza una specie, una contestazione, perché la curva ha messo uno striscione con scritto Baresi numero 6 e ha iniziato a cantare C'è solo un capitano. Addirittura prima c'era stato un altro striscione abbastanza polemico nei confronti di Maldini, insomma ci sentiamo di dire tutti che sono due cose che assolutamente si potevano evitare. Massimo Mauro. Sì, a proposito di questo, se tu guardi lo stadio, gli altri tre quarti di stadio dove ci sono i tifosi, diciamo così, spontanei, ci sono tutti striscioni a inneggiare alla carriera all'uomo di Maldini. I tifosi della curva invece avevano preparato la maglia per Baresi. Quindi il tifosi che sono diventato, è diventato un lavoro fare i tifosi, è diventata una professione, quello di fare l'ultras, contestano sia la società che Maldini. Gli altri invece che vanno spontaneamente allo stadio per vedere le partite inneggiano ai propri campioni. Io francamente ci sono molte scene del calcio che mi lasciano a bocca aperta, ma questa è veramente la pietra miliare della incomprensibilità di un gesto, sinceramente. Certo che c'era un grande capitano che era Baresi, certo che ce n'è uno in campo enorme che è Paolo Maldini. Mario Sconcerti. No, non, francamente sono preso il contropiede anch'io, non so che cosa nel frattempo sono calato. Per il contropiede ti stavi per ribaltare dalla sedia. Non lo so, non so che cosa nascondano questi fischi. Poi mi sembra anche di cattivo gusto fare paragoni tra vecchi capitani. No, ma poi è organizzata, Mario, no? Perché quella maglia, quello striscione enorme con il numero 6 dedicato a Baresi è organizzato, quindi vuol dire che era già tutto preparato. Ma se mi viene in mente, Paolo ha preso delle posizioni a difesa della società qualche tempo fa contro i tifosi, contro i fischi, quindi questo era forse uno stupido motivo, direi. Uno stupidissimo motivo. Io vorrei andare da Donadoni, che nel frattempo è con Massimo Golini. Roberto, veniamo da lei, non tanto per... ovviamente parleremo di questa partita e del Napoli, ma perché insomma... Lei Paolo Maldini lo conosce molto bene. Paolo sta facendo il giro di campo di saluto a San Siro per l'ultima volta che insomma, porterà la maglia, la fascia di capitano per salutare il pubblico di San Siro. C'è stato una striscione che ha contestato Maldini. Che effetto le fa? È arrivato adesso Donadoni, spieghiamo al volo tutto lo stadio ovviamente a inneggiare Paolo Maldini, il capitano che abbandona il calcio. Dalla curva è arrivato questo bandiera, questa striscione che inneggiava invece a Franco Baresi, l'unico capitano, sottolineava, insomma, non riconoscendo il valore, l'apporto di Paolo Maldini. Sorpreso anche lei? No, non penso che sia quello l'intento di fronte a un personaggio, a un giocatore come Paolo Maldini. È incredulo, ma anche lei, ma è così purtroppo. Beh, comunque, credo che vada, al di là di questo, non credo che la festa o la carriera di Maldini si debba giudicare da questo episodio, quindi questo è assolutamente ininfluente, credo che rimanga quello che Paolo ha fatto in questa società e nella sua carriera, che è qualcosa di assolutamente grandioso. Donadoni, torniamo tra poco da lei ancora per commentare ovviamente quello che la riguarda ancora più da vicino, ma siamo in debito con i nostri telespettatori anche dei suoi gol, di quello che è successo in questi 90 minuti di gioco. È successo tantissimo, il caldo non ha frenato le squadre che avevano bisogno di raggiungere i risultati, verdetti ancora da emettere. Andiamo a vedere insieme al nostro uomo dei gol, Riccardo Trevisani,